Buongiorno, siamo al campo, al nuovo campo. Ricominciamo da capo. Cosa è successo nel frattempo? Niente, nel frattempo è successo che ci hanno pagato questo mese in albergo e dopodiché niente, siamo tutti in mezzo a una strada, chi da una parte, chi dall'altra, chi ospita da qualche amico, chi ospita da qualche parente, ma alla fine dobbiamo tornare in Gallarate perché noi siamo di Gallarate. E adesso siamo entrati qua perché nel parcheggio venivano e non potete stare, in centro non si può stare, in periferia non si può stare, e l'unico posto dove potevamo andare era un'area e siamo venuti qua. Lei è un po' il portavoce di questa comunità? Sì, beh, siamo un po' tutti, però io sono quello che un po' più prende, niente, parlo con i giornalisti, così però un po' tutti lo facciamo, Ecco, lei ecco. si chiama? Io mi chiamo Pino, Saccone Pino. Saccone Pino. Allora, siete italiani? È Certo, d'accordo, siamo tutti italiani. ma lavorate? Che lavoro fate? Allora, Siete in noi, regola? sì, noi lavoravamo, prima dello sgombro del 28, lavoravamo nelle aziende, purtroppo con il fattore dello sgombro sono usciti sui giornali, televisione, tanti ragazzi sono stati licenziati, tanti hanno perso il lavoro, chi andava per ferro non vengono più chiamati perché la gente, purtroppo, tanta gente ha pregiudizi. No, quelli lì allora non li chiamiamo più e tanti adesso siamo a spasso. Io inizio domani con l'Exus, ci hanno chiamato per fare 4 mesi e inizio domani mattina. Io sono alpino, sì. E inizio domani mattina. Tanti stanno cercando lavoro, tanti sono stati assunti, tanti ragazzi da aziende perché ancora non sanno che sono sinti, perché una volta che sanno che sono sinti li lasciano a casa, non so il perché vedete anche voi, siamo gente normalissima. Avete tutte queste roulotte Sì, adesso, improvvisate, diciamo. siamo qua con roulotte, camper, purtroppo avevamo le nostre casette su ruote e abbiamo dovuto cambiare tutto, svenderle, cambiarle con le roulotte, cambiarle con dei camper perché ci Vabbè, hanno mandato via e ci siamo trovati però tutti. lì per esempio c'era il problema della corrente, che le bollette non le avete mai pagate, com'è la storia? La corrente non c'entra, le utenze del comune, noi i primi 2 anni abbiamo pagato. Poi un po' è vero anche colpa nostra che non siamo andati a informarci perché poi tante bollette non sono più arrivate. Tipo pagavamo la pezzuola, io ho pagato 420 euro di suolo pubblico, la pezzuola per 2 anni abbiamo pagato, poi non sono più arrivate. Noi è stata anche un po' colpa nostra che non siamo più andati a chiedere come mai non arrivavano e abbiamo trovato questo debito da pagare. Che attenzione, il debito si poteva risanare perché io sono andato a luglio a parlare col signor sindaco. Ho chiesto se gentilmente facendo delle rate potevamo rientrare del nostro debito. Lui mi ha risposto: no, non mi interessa, anche se pagate il debito, da lì dovete andare via, il campo deve essere sgombrato. Ma adesso qui questo è stato offerto alla Chiesa? Non ce l'ha offerto nessuno veramente, noi siamo entrati noi, è il posto comunque della Curia di Milano. Ah, siete entrati così, Sì, siamo entrati noi diciamo, così abusivamente, abusivamente. E dove andiamo? perché non avete Non posto. abbiamo, no, non abbiamo dove andare, scusi. Amore, papà arriva, che non sei mia moglie. Però voglio dire, se avete i soldi per comprare un camper, perché non usare quei soldi per prendere un appartamento in affitto, ad esempio? No, a parte che non abbiamo, questa qua gli ho dato 100 euro, questa roulotte che vede. E Ah, poi i camper addirittura. non sono stati comprati, i camper sono stati fatti cambio con le casette che avevano. Noi Ah, avevamo delle capito. casette su ruote, purtroppo pur di se le lasciavamo là, le rompevano. Allora veniva gente perché sono casette che costavano 13-14 mila euro, facevano cambio con il roulotte, con i camper, un camper da 4-5 mila euro, gli davi la casetta e loro ti davano il camper o la roulotte. Io questa qua l'ho comprata in un campeggio dismesso a Varese, quel campeggio che hanno fatto chiudere, gli ho dato 100 euro. Ha fatto un affare comunque. Però è E sempre cosa vecchia. servizi igienici come No, qua fate? non abbiamo Non acqua, non abbiamo avete luce, non abbiamo niente. neanche servizi. Quello è il problema, ho Questo è un chiesto se problema. qualcuno poteva intervenire, almeno portarci dei bagni, quelli chimici, Però se perché. siete qua come abusivi non potete poi pretendere che il comune vi dia una mano. Il problema è sempre quello Ma il però. problema è stato creato dal comune, non è stato creato da noi. Il problema l'ha creato il sindaco e la sua giunta, non l'abbiamo creato noi, noi stavamo bene là dove eravamo. Se lui ci faceva pagare quei 20.000 euro che c'erano di debito in 17 famiglie, era più di 1.000 euro a famiglia, noi stavamo bene là.
Il problema è stato creato da lui Però io là ho visto dei rifiuti, ho visto quelli cose buttate per non li abbiamo terra, portati noi. Quando noi siamo andati via, amianto. chi è stato? Io ho fatto anch'io un esposto, ho detto anch'io che lo stanno facendo come discarica, non siamo noi. No, io quelle cose che dico le ho già messe su internet, sono sul video. Cioè, quando sono venuto e ho visto che c'era in ballo lo sgombero, c'era del materiale in giro, c'era disordine nel campo, comunque. Disordine era quando hanno demolito, perché il campo era un campeggio, perché lei non è mai venuto prima. Era un So, campeggio. no, era tipo un campeggio. Tutti i giornalisti che sono venuti prima di questa sera di lei hanno visto. Noi avevamo ognuno il suo pezzettino con un po' di rete per recintarlo, il nostro giardinetto, la nostra casettina su ruote, era come un campeggio. Vabbè, però c'erano dentro tante famiglie. Quante famiglie c'erano? 17 famiglie. Ecco, allora guardi, io torno a dire, ho fatto il video e non ho visto 17 contatori, ne ho visti 4-5 però, eh. Quindi Sì. vuol dire il contatore della luce. Quindi vuol dire che tutti, diverse famiglie si attaccavano a un unico contatore o non si No, attaccavano. no, ma noi siamo sempre andati avanti anche con i generatori anche di là, perché infatti si Ah, col sente rumore, generatore, ho dietro capito. abbiamo i generatori e qua ce l'hanno tutti, perché li abbiamo sempre avuti anche di là, perché è successo che si sono bruciati i contatori, hanno fatto 4 giorni senza luce, allora tutti ci siamo arrangiati a prendere i generatori. Poi tanti hanno fatto la domanda di nuovo e tanti sono andati avanti con i Va generatori. bene, quindi il vostro appello qual è a questo punto? Il nostro appello è che noi abbiamo bisogno di un'area, delle case, di qualcosa per poter andare a vivere, tutte le 17 famiglie. D'accordo, però si rende conto che ci sono cittadini italiani come voi che hanno pagato i contributi, che hanno pagato e che quindi quando sarà il momento hanno dei diritti nel confronto del comune, stando in regola, facendo una vita regolare, cosa che voi non avete fatto però. Questo è il fatto. Voi chiedete la casa popolare, però dovete mettervi in lista come gli altri, perché gli altri Noi, si sentono scavalcati, hai no, ma capito noi qual è il ci siamo problema? Vi messi, allora, siete messi in se lista? noi siamo passati, 17 famiglie di Sinti sono passate in testa alla graduatoria su 240 persone, vuol dire che le famiglie Sinti non erano così ricche e così benestanti come diceva il signor sindaco, perché se lei si va a informare dal capo degli assistenti sociali, vedrà, lui ha fatto un'indagine sulle famiglie Sinti, chi sta bene, chi sta male, chi può, chi non può, tutte 17 famiglie che erano nel campo sono slittate avanti a tutte le altre famiglie dei cittadini di Gallarate, ma questo non per colpa nostra, perché la legge dice se tu non hai niente devi passi avanti alle persone. E 17 famiglie, se sono tutte avanti in graduatoria 200, su 240 persone, vuol dire che non eravamo ricchi, come diceva il signor sindaco. Vabbè, adesso i bambini vanno a scuola, cosa Certo che vanno a succede? scuola i bambini sono sempre andati a Sempre scuola, andato a scuola. hanno perso qualche giorno giustamente perché dall'albergo in mezzo alla strada e un po' di disagio c'era, qualche giorno l'hanno perso, però stanno andando a scuola e continuano ad andare a scuola. Va bene, tutto grazie Giuseppe Criseo, Vese Press.